Di Clap Clap, ma gli chiediamo informazioni sulla sua straordinaria attività artistica nell'estate, dalla Sicilia ai Pirenei, direi quasi. Sì, è stata un'estate un po' particolare. Non calda, vero? No, infatti la rassegna nella quale abbiamo portato in scena diversi spettacoli si chiamava Battiferro finché caldo, ma sinceramente di caldo. Come si dice a Bologna, vi c'è per la gran acqua. Sai cosa? C'è da dire che eravamo anche allietati dallo stormo delle zanzare di Comacchio, che naturalmente grazie all'acqua era particolarmente arzillo e fiorente. Anche perché c'è stato un gemellaggio fra il canale del Reno e Comacchio. Fra l'altro, quindi esatto, nelle vie si arrivava là. No, in verità al Battiferro abbiamo fatto sia una replica di quello spettacolo con Gabriele Baldoni che si chiama Parapaponzi Ponzi Po, che riprende naturalmente il refrain delle osterie legate appunto alla storia un po' della goliardia bolognese, non solo bolognese, e naturalmente durante questo Parapaponzi oltre ad ascoltare quelli che sono i canti più importanti della Bulgaria, si spiega anche che cos'è la Bulgaria in sé, un po' la storia, eccetera, vengono lette un centinaio di sestine inedite, che è un documento trovato per caso durante uno sgombero di un casale vicino al sostegno Battiferro, e quindi inedito in assoluto, mai pubblicato, eccetera. Quindi diventa uno spettacolo, oltre che interessante, anche molto divertente. Ecco, diciamo un pochino licenzioso, perché come tu sai, la goliardia non è tutto tranne che pacata nel linguaggio. Scusa Eugenio, quindi voi avete interpretato anche la famosissima Rosina D'Amela. Assolutamente, infatti esatto, i misteri guduriosi sono assolutamente stati citati anch'essi. E il Fanfulla da Lodi. Sì, il barone Fanfulla da Lodi. Allora, il discorso è che il pubblico poi viene incitato a partecipare, no? E quindi praticamente si crea un coro da osteria, in effetti, perché chi non ha nella vita almeno una volta intonato le famose osterie. E poi naturalmente tutto questo poi viene portato avanti da due strani personaggi, che sono il professor Leporello, un pedante e pignolissimo docente di filologia romanza all'Università di Bologna, interpretato da me, e dal suo assistente Faldoni, interpretato appunto da Gabriele Faldoni, che cerca di mediare la lezione, così virgolettata, che il professore porta avanti, e il tutto condito con fiorenti e colorite allocuzioni, come si può immaginare. Lo spettacolo vietato ai minori di 18 anni, ma ormai 18 anni sinceramente ne sanno più che nulla, lo si fa giusto così. Eugenio, prima io vorrei poi sentire la grande novità di quest'estate, sì. Però raccontaci un po' come è venuto il Battiferro. Battiferro è un locale molto particolare, appunto, che si erge sopra lì dal sostegno Battiferro, è una lì dal museo dell'industria, del patrimonio dell'industria, ed è un casale che si trova su una lingua di terra fra due rigoli, perché ormai sono rigoli del Reno, comunque un tempo consideravamo che erano addirittura navigabili, si arrivava in effetti fino a Ferrara, e sopra questa lingua di terra, questa piccola isola e penisola di terra, vengono fatti spettacoli tutte le sere, dal lunedì al venerdì, musica, spettacoli naturalmente estivi all'aperto, e però in ogni caso che toccano un po' tutte le forme d'arte, quindi ci sono sia dei balletti che dei canti, e che naturalmente anche spettacoli come quello che abbiamo portato lì noi o che portiamo lì noi, che sono diciamo di intrattenimento, che però hanno una base comunque reale, storica e che è legata comunque alla tradizione bolognese. All'interno di questo, in effetti, adesso intanto se siete d'accordo,
Potremmo vedere, abbiamo girato un piccolo clip che riguarda il backstage prima di andare in scena nell'ultimo Parapaponzi Ponzi Po, fondamentalmente. E poi magari vi parlo invece dell'altro tipologia di spettacolo, va bene? Allora, Gabriele Baldoni e Eugenio Bortolini, questa sera in scena con Parapaponzi. Parapaponzi. Che cos'è? In breve. In breve? Qualche secondo perché dopo se canta. Niente, un inno tranquillo, un inno, sereno, inno a quello che era un pochino la goliardia, bistrattata un pochino troppo, e quindi abbiamo ripescato un pochino qualche tradizione bolognese con gli altri spettacoli. Questa è una tradizione bolognese. Una tradizione che vuole vedere la goliardia come, cioè il recupero non solo dei canti tipici della goliardia, ma anche di un documento inedito. Questo soprattutto. Diciamo che il tutto è saltato fuori proprio per questo, perché abbiamo ritrovato un documento assolutamente inedito, un poema, possiamo dire, un poema. Ma possiamo dire anche un poema, è una saga. Una saga, ma non diciamo di più. Sono tante sestine. Cento sestine. Un'ottava, bellissime, cioè, belle, rimate bene. Cosa fa fare il professore Leporello e il suo assistente Triste Faldoni? Cosa fanno fare? Fanno cantare pubblico. Intanto. Sì. Ma non con le solite gruppo vacanze di Piemonte, una cosa no. molto sentita, molto fine. Molto bravo, molto, ecco, questo è molto, fine. Molto fine. Tant'è vero che lo spettacolo è assolutamente evitato ai 18 anni. A 18 anni però non è... perché lui si spoglia, perché io faccia vedere pudendo, eccetera, no, per il linguaggio, leggermente. È molto comico però. Molto comico, un po' provocatorio. Abbiamo avuto la presenza anche, diciamo... parecchi goliardi, anche proprio le balle dei goliardi, no? Vero, ecco. E che sono venute, hanno intonato, che ovviamente a mezzi già ubriachi all'inizio dello spettacolo, alcuni canti come tradizione, come giusto che sia. Quindi al Battiferro, Parapaponzi Ponzi Po, perché? Perché di sì. No, perché Parapaponzi Ponzi Po. Ah, perché Parapaponzi? Lo ricordiamo cos'è. Perché è l'intercalare delle osterie, è l'intercalare, però anche dammela ben biondina, dammela ben bionda. Allora, al prossimo lo intitoleremo cos'è? Così. Cos'è? Così. Va bene, ecco, adesso facciamo fare al nostro cameraman un excursus veloce, certo, del Battiferro, veloce di quello che succede. Ancora non piacerebbe, mi piacerebbe però anche fare una piccola intervista alla Banderas, all'Ina la gallina, che dorme. È diventata la mascotte del Battiferro. Mascrude meglio. Mascrude, sì, perché è cotta. La gallina. Va bene, ci riaggiorniamo fra qualche secondo. Ecco. Bene, allora, la novità di quest'estate come vostra produzione, sì, direi che dalla storia alla cinematografia moderna. Sì, abbiamo preso un... siamo agganciati a quello che è una ricorrenza molto importante. Nel 1974 viene girato da Mel Brooks con soggetto di Gene Wilder un film che è diventato un cult movie nella storiografia del cinema comico mondiale. Stiamo parlando di Frankenstein Junior, qual dir si voglia. Frankenstein Junior, che parte come un film molto tranquillo, senza grosse pretese, insieme a un cast incredibile, insomma, la coppia Gene Wilder e Marty Feldman, che interpretano appunto il dottor Frankenstein e il suo fedele assistente Igor, diventano in breve un cult assoluto. E quest'anno, per la precisione a dicembre del 2014, scattano i 40 anni della pellicola. Allora, in occasione di questo, ci siamo ispirati appunto a questo, anche per celebrarlo, insomma, un minimo, per ricordarlo, oltre alla proiezione del film, che naturalmente porta sempre un grande successo, perché è un film che si guarda sempre e si riguarda molto volentieri, abbiamo ricercato nella storia di Frankenstein, appunto, una origine, ritrovato un'origine che potrebbe essere addirittura locale, nostrana, bolognese. In questi termini, e cioè Aldini, gli esperimenti di Aldini, che fondamentalmente aveva ripreso quelli di Galvani, con gli elettrodi sulle rane, di cui tutti conosciamo, cominciò a farli anche sui corpi umani deceduti.
stiamo parlando naturalmente di persone che erano state condannate a morte. In Italia, purtroppo, cioè, purtroppo per lui, nel senso che per l'obiettivo che voleva ottenere non poteva perpetuarlo, venivano decapitati e quindi naturalmente non si poteva riuscire ad avere un effetto, perché poi, vedi Aldo, questi sperimentatori, questi scienziati, erano anche un po' dei teatranti, nel senso che un po' illusionisti, facevano molto spettacolo anche, spettacolarizzando poi queste cose, loro veicolavano i messaggi che volevano veicolare. E, di conseguenza, Aldini stesso, questa storia, andò in Inghilterra, perché in Inghilterra invece i condannati a morte venivano appunto condannati e processati e poi l'esecuzione era tramite impiccagione. E quindi il corpo rimaneva, diciamo, intonso, no? Aldini si reca spesso in Inghilterra proprio per prelevare i corpi appena processati e quindi appena impiccati, e vicino addirittura ai tribunali si mette a fare questi esperimenti. Stiamo parlando degli elettrodi, vedere il corpo che si muoveva, il viso che si contraeva, eccetera, grande, grande eccitazione, anche spettacolarizzazione dello stesso evento. La storia vuole che durante una di queste esibizioni, perdonami se uso questo termine, ma lo erano un po', il futuro marito di Mary Shelley, che sappiamo benissimo essere poi colei che scriverà l'opera Frankenstein, assiste a uno di questi esperimenti. Nulla vieta quindi raccontandolo come si fa in famiglia, visto che era una cosa molto impressionante, possa avere oggettivamente dato l'idea poi a sua moglie Mary Shelley per scrivere e avere l'inizio di quello che è stato il suo più famoso romanzo, appunto Frankenstein, che se effettivamente, dal quale estrapoliamo la parte filosofica che rende poi il romanzo un'opera assoluta, in effetti l'esperimento in sé, quello che poi è stato invece spettacolarizzato molte volte al cinema, eccetera, riprende effettivamente quelli che erano i processi che aveva portato avanti Aldini, cioè i movimenti del corpo, gli elettrodi, eccetera. Quindi non è detto che Frankenstein abbia un'origine bolognese, no? Quindi voi vi siete procurato dei cadaveri per... Sì, è un po' difficile è stato, era andare appunto in Certosa ad avere un cadavere. No, naturalmente che cosa facciamo noi? Noi riproduciamo, facendo finta che sia stato trovato questo quaderno con gli scritti originali di Aldini qui all'università, in un sotterraneo dell'università, abbiamo ricostruito il laboratorio secondo le indicazioni originali e diamo, in maniera molto cialtronesca se vogliamo, seguito a quello che sono le indicazioni del maestro per vedere di rianimare appunto in diretta un cadavere. Ci stiamo rifacendo a un animale, ovviamente, nel nostro caso. E qui però c'è l'incontro vostro con un'attrice di un certo... C'è l'incontro... Sì, avevamo pensato di prendere un cavallo, ma procurarsi un cavallo diventa un po' impegnativo. E allora, alla fine, proprio per un quid pro quo tra i due protagonisti, i cialtroni che cercano di riprodurre l'esperimento, l'animale che deve essere rianimato è in verità una gallina. Allora, non vado a svelare il come e il quando, vi dico solo che per evitare qualsiasi dubbio di carattere di maltrattamento animalesco, eccetera, la gallina, che adesso è diventata la mascotte del Mattiferro, infatti si chiama Lina, che scorazza in qualsiasi serata, se voi andate al Battiferro la vedete fra i tavoli, ormai ha preso... E rilascia autografi anche. Nulla vieto, perché cominciano a conoscerla. La cosa bella è che dopo questa avere fatto la sua performance spettacolare con noi, fa l'uovo. Quindi sono meglio di così, voglio dire, vuol dire che sta bene ed è felice. Quindi, poi la sera va a letto e va in camerino, diciamo. Nel menù del Battiferro adesso ci sono anche uova alla cocca, sì, uova strapazzate. È un pochino, ne fa ogni sera con tutte le galline, però volendo si può anche organizzare, quest'altro anno magari facciamo più esperimenti, più polli e così via. Ecco, il Frankenstein si intitola appunto, lo spettacolo si intitola Si può fare, dalla famosa frase che Gene Wilder, alias Dr. Frankenstein, urla durante la pellicola, insomma durante il suo esperimento. Si può fare la vera storia di Frankenstein, che a breve
replicherà, stiamo parlando del 3 settembre, ci sarà appunto alle 9, alle 21 lì al Battiferro, di nuovo questa, oltre alla proiezione naturalmente del film, anche l'esecuzione di un di questo esperimento di rianimazione in diretta. Quindi io invito uovo tutti, compreso. Un uovo compreso. Quindi io spero che il pubblico che già ci ha applaudito e ha aggredito negli scorsi spettacoli torni, o quantomeno che invece venga incuriosito dal fatto che oggettivamente noi rianimiamo Lina la gallina. Eugenio, rinnoviamo, facciamo passare di nuovo dove poter contattare, eccetera, eccetera, prenotare. Ti auguriamo in bocca al lupo, certo. Oppure anche merda, facciamo tutte queste scaramantiche qui, speri anche non piova, e tutti al Battiferro. Si può fare. Eccoci di nuovo qui, quarta puntata di Bloody Cult. Buonanotte a tutti i miei incubi viventi. Il film di cui andiamo a parlare in questa puntata è un film del 1977 che ha per protagonista una macchina assassina. Ci guardiamo prima il trailer e poi dopo torniamo subito qui. Has visited the earth in many forms. Now it returns as the car. There was no driver in the car. Possessed. I know why he didn't go into the cemetery. The ground was hallowed. The Car, che in italiano è stato tradotto con il titolo La macchina nera, e non a caso appunto questa puntata è ambientata nella location di una macchina. Allora, La macchina nera è un film, come abbiamo detto, del 1977, diretto da Elliot Silverstein, un film che ha tratto sicuramente ispirazione da un capolavoro di Steven Spielberg, sicuramente il primo capolavoro, che è stato il film Duel. Narrava appunto la storia di questo commesso viaggiatore perseguitato da un tir guidato da un incognito assassino,
E nella macchina nera abbiamo questi riferimenti, questi omaggi, ma anche un chiaro riferimento al film, a un altro film di Steven Spielberg, che è Lo Squalo. Infatti abbiamo la stessa, più o meno, ambientazione simile ma differente. Nello Squalo c'era la distesa acquatica e qua abbiamo una distesa montagnosa, rocciosa. In un immaginario paesino del Nuovo Messico, una macchina comparsa all'improvviso, una macchina nera mastodontica, potente e che racchiude una sorta di estrema malignità in sé, si accanisce contro la popolazione, uccide prima due ciclisti e un musicista ambulante. Lo sceriffo di questo paese, interpretato da un bravo James Brolin, che sembra sempre più un Burt Reynolds, una versione un po' minore ma comunque decente di Burt Reynolds, scatena appunto la caccia al veicolo. Il film a suo tempo non ha avuto grandissimo successo, è stato poi rivalutato negli anni, diventato un vero e proprio cult movie, come si dice, non discostandosi però dai film di serie B. Si tratta di un film che rappresenta il filone dei veicoli maledetti, che poi avrà la sua massima espressione nel film di John Carpenter del 1983, Christine, la macchina infernale, che sicuramente è molto più conosciuto. Altro film di genere è anche Brivido, tratto da un racconto dello stesso Stephen King, in cui sono i camion che impazziscono per l'influsso malefico di una cometa che viaggia vicino alla Terra. Tornando appunto alla macchina nera, vediamo come nella trama, abbastanza lineare, ci siano comunque dei guizzi di genio da parte del regista, che comunque sfrutta i pochi mezzi a sua disposizione per l'epoca, naturalmente. È interessante vedere come ci siano degli personaggi, vengono rappresentati dei personaggi nella pellicola decisamente imperfetti, e comunque non ci sono ovvietà di genere, nel senso che vengono rappresentate delle uccisioni di protagonisti che normalmente sopravvivono fino alla fine del film. Altra novità, diciamo, per l'epoca era quella appunto di far vedere come il cattivo del villaggio, il villano, abbia l'idea decisiva per distruggere la macchina e quindi dia un apporto essenziale alla polizia. James Brolin se la cava benino come recitazione, gli altri personaggi sono pressoché da contorno. Abbiamo nel ruolo della sua futura moglie, Kathleen Lloyd, che ha fatto poco altro, la vedremo come una delle protagoniste del serial TV Magnum P.I., e nel ruolo di uno dei vice sceriffo c'è Ronnie Cox, che avrà poi un discreto successo con la serie Beverly Hills Cop, in cui interpreterà il capitano Bogmin. Allora, va detto come le critiche di questo film siano state essenzialmente positive, nonostante ci sia stato non un incasso eccelso. Infatti il critico Hughes definisce La macchina nera come una rappresentazione estremamente ben riuscita di qualcosa che vuole distruggere, un'entità maligna che vuole distruggere i caratteristici ideali americani, come la legge e l'ordine, infatti la lotta contro la polizia, l'arte, l'omicidio del musicista ambulante e la situazione generale di felicità e di benessere, l'omicidio dei due ciclisti innamorati. Sta andato! Quel figlio di puttana ha girato e torna indietro per la Cartes Road! Bene, seguilo! Dagli indietro! Lo bloccheremo! Dici dove vai, noi lo intercettiamo! Tu pensa a seguirlo! Metcalf, vai! Benson, vai! Raggiungi la Cartes Road e vai in coppia con Metcalf! Via, partite tutti! Muovetevi! Muovetevi! Ci siamo! Bene! Ray,
vado più forte che posso. Accidenti, forse ora ha già passato l'incrocio con la Meta Road. Io solo so dove sta andando. Se continua così finisce che l'ho perso. Ehi, ora lo vedo. Sta in fondo alla Meta. Ray, qui Metcalf, stiamo arrivando, siamo a circa 2 miglia. Lo teniamo, si sta intrappolando da solo. Yahoo, forza ragazzi. L'auto utilizzata nel film La Macchina Nera è una Lincoln Continental Mark III, un modello diffusissimo a quei tempi. Venne proposta questo modello di auto un po' per la sua imponenza e un po' per gli aspetti anche di antiquariato che essa racchiude in sé, per dare appunto una sorta di impronta maligna in più. Cioè, un'auto guidata dal diavolo era quell'auto sostanzialmente. Ne vennero utilizzate 6 modelli, vennero quasi tutti distrutti durante le riprese, ad eccezione di un paio. Uno venne acquistato da un collezionista privato, mentre l'altro invece si trova in un museo. A 3 di questi 6 modelli inoltre va detto che costarono la bellezza di $84,000 ciascuno, per cui un budget non indifferente appunto per il 1977. La macchina venne disegnata e realizzata, modificata per le riprese del film, dal famoso artista dell'epoca George Barris, già autore e disegnatore modellista della macchina Kit di Supercar e della Batmobile utilizzata per la serie televisiva con Adam West del 1966. Tantissime le curiosità presenti in questo film che soddisfano appunto la golosità di un cinefilo come me. È stato girato all'inizio un finale diverso, pensato dalla stessa casa di produzione Universal Film. Dopo che la macchina nera viene fatta cadere in un crepaccio e fatta saltare con la dinamite, in origine, quando lo sceriffo Wade diceva al suo vice sceriffo "è tutto finito", si sentiva il motore dell'auto. Lo sceriffo provava a chiudere gli occhi e far finta di niente, ma improvvisamente il clacson della macchina echeggiava nei dintorni e fortissimo, e il film finiva che tutti i poliziotti erano circondati da una serie di macchine. Questo finale venne scartato perché ovviamente ritenuto troppo pessimistico, il bene doveva sempre trionfare, quindi il maligno doveva essere distrutto. Tra l'altro una cosa bellissima di questo film è, pur con i mezzi, gli effetti speciali semplici e grezzi dell'epoca, è il finale pirotecnico che mostra il volto del diavolo sbucare tra le fiamme quando la macchina viene distrutta. Altra bella curiosità è il fatto che ogni omicidio viene compiuto dalla macchina nel suono che forse non tutti i telespettatori hanno compreso, nel suono del Désiré di Mozart, del Requiem, suonato appunto dal clacson. Ogni vittima muore sullo sfondo di questa musica. Sicuramente La Macchina Nera, il titolo originale The Car, è un film da recuperare che non tutti conoscono, a discapito del gemello più famoso che è Christine, la macchina infernale, lo ribadiamo. Rappresenta appunto quel capostipite, diciamo, che darà poi il via a una serie di successi sicuramente meglio lavorati negli anni successivi. Un film che comunque rappresenta uno dei titoli più famosi della sezione horror della Universal e che darà spazio appunto a Josh Brolin, darà una certa notorietà
per avere un ruolo molto più importante in un'altra pellicola dell'orrore girata pochi anni dopo, che sarà il film di successo Amityville Horror. Patrizia. E dove le andè? Patrizia, sono la voce della tua coscienza. Parla Mauro di Dio, ma sa perdere in cosa? Patrizia, che meno male che ci sei anche tu oggi. Come tu che su pur terl da par secle travolta. Lule. Chi? Lule? Lule, qual caldis chi? Et capè? Chi pancal di chi? La e chi el? Pancal di chi? Eh? Sa feva de scumere che sei tutte e due. Ma perché vogliamo dare le notizie? Ah, gli eventi, le sagre, tutto quello che vi può far divertire. Vero, vero Ettore? Per me Lulana sbattò la testa. Salutiamo gli amici vicini e i nemici lontani. Partismo te, Patrizio. Attacca me, Laura. Forza. Cosa abbiamo? Cosa facciamo? Allora, cominciamo con la rassegna delle teste di legno della compagnia I Burattini di Riccardo. Domenica 31 agosto alle 20:30, farse classiche in scena alla festa dell'unità del centro ricreativo Canova. A Medicina, in via San Carlo, 1331. L'ingresso è gratuito. Benissimo. Passiamo anche a mercoledì 3 settembre alle ore 18. E dove? Si torna a Bologna, nel centro storico, con Sganapino a scuola. Spettacolo in corte Isolani, piazza Santo Stefano. L'ingresso non solo è gratuito, ma anche sarà data una merenda per tutti i bimbi, gentilmente offerta da Caffè della Corte. Bella idea. Allora, vuol dire che in cosa gratis? Se tutto gratis, anche la merenda. L'è una bella fortuna, la gran corda, la roba gratis. Sì. Invece dal 5 all'11 settembre a Bologna abbiamo il Festival Internazionale Danza Urbana, che quest'anno esplorerà la città attraverso spettacoli di danza, creazioni, coreografiche, conferenze e progetti laboratoriali. Una mappa sensibile di Bologna, delle sue architetture, dei passaggi della vita, che vi si svolge tracciata da 9 compagnie provenienti da Italia, Spagna, Israele e Corea del Sud. Tutte le informazioni su www.danzurbana.it. Passiamo al prossimo evento. Venerdì 12 settembre alle ore 21, il gruppo Emiliano e Fausto Carpani si esibiscono alla festa della parrocchia di Riale di Zola Predosa. Esibizione anche con... come si dice? Quando smania? Paffio? Il sinturmintè? Paffio? Dimo qualche comunque a smania. E a gratis? Pare di sì, non c'è scritto allora, nulla. No, non forse a maniera, no. Ragnè Brisoscret, spera anche a seppa gratis. Andiamo avanti. Vamo avanti, Ettore. Allora, io vado avanti dal 19 al 21 settembre a Zola Predosa. Si terrà il Festival Internazionale della Mortadella, ovvero Mortadella Please. Oh. Già oggi il panino con la mortadella sta impegnando, cosa sta impegnando? Il web con sondaggi sul tema al grido. Scegli e vota il tuo panino con la mortadella. Chi è che fa? Ah, non so, guarda. Questo deve far qui, hai anche un gatto al giro. Il sondaggio ha lo scopo di individuare la tipologia di pane più adatta
a sposarsi con la regina Rosa della gastronomia bolognese, dai primissimi confronti di gradimento degli utenti, sembra indirizzarsi principalmente verso la rosette, la S, la crescenta bolognese e il gnocco fritto. Che fa? Vogliamo parlarne anche noi? Dibattito, dibattito! Parliamone! Oh. Dibattiamo! Perché? Perché in quel che vi detto Wetter, in cioè? Quello che avete voi detto, sì, manca secondo me l'Oscar dei pezzettini di pan, dei panini. Cosa? Al Barilen, Alfamaus Barilen all'oli. Vedi Patrizia, che essere vecchi serve qualcosa. Invece noi giovinotti, vero? No, non lo sapevamo. D'accordo, te dal Barilen? Vada a saccare al Barilen all'oli. È lui che dà il nome alla pagnutein, perché il panino con la mortadella non si chiama panino, esatto. La pagnutein. Ah, la mortadella, oh. Buona. Allora, ci fate il pan e via. E via. Tu vedi una pagnutella. Sai che vuol parlare di mortadella? Perché? Perché anticamente la mortadella la sfeva col sumare. Hai nero un pucchino di brisa, un per grosso come te. Ah, sì? Aveva brisa, me. Spiegate. Dal sumarengo la mortadella. Se adesso la mangiano più in sotto. Adesso che lo sanno, avevamo fatto un bel servizio. No. Adesso pure mancera perché l'ha fatto tutti i sì, ma vabbè, ma devono sapere gli ingredienti. Allora, quindi quando andate lì a votare anche voi a fare dei click, Arcourdev, che manca Albarilen, che io sarei per dargli l'Oscar subito al Barilino. Sì. Un puttinin ancora che dal fornero. Parfumo. Perché a Sandeva Brisa a Tor la pagnuteina, prem Sandeva dall'Ardarol il salumiere, e si comperava mezzetto di mortadella. Vero? Perché mezzetto? Un etto, no? Mezzetto. Dall'orcino? Poi Sandeva dal furner. Taglieva mette al Barilen ancora che stindeva con grande maestria la mortadella in vatta, la pigheva per lui e poi da calzuseda qual calzuseda. A smagneva subito il panino? Però spera anche lui fosse la bella mangia. No, non importava prima. No, quello che non è che non bravo. Passiamo alle sagre, dai, ho voglia di mangiare. Profumi di mortadella. Guarda, la sagra del tortellone. Dov'è la sagra del tortellone? Zola Predosa. Dal 5 settembre al 7 di settembre. Un ingresso libero. Nell'area parrocchiale Cristo Re di Tombe. Appuntamento per gli amanti del tortellone. Stand gastronomici con la possibilità di gustare varie versioni della tipica pasta ripiena emiliana. Tortelloni fatti a mano, preparati e conditi in mille modi diversi per soddisfare sia i palati più tradizionali che quelli creativi. Ascolta, ho capito anche ingresso libero, ma forse il tortellone. Ingresso libero, ma uscita a pagamento. Svieni davanti al tortellone e non paghi nulla. La sapere ai pritte. Io avrei la sagra dell'ortica. Festa dedicata alla gustosa pianta. Dove? A Malalbergo, dal 4 settembre sempre al 7 di settembre. Ma l'ortica, la figa, eh? Sentiamo un quel, a me con tutta sta roba qui che va a mangiare fin adesso, a me di una side. Da bove. Cosa, un prosecchino? Adesso ci vedrà. Siamo un brindisi? Siamo un brindisi. Alla salute. Ma va a mangiare il panino con la mortadella. Le superstizioni, dunque. Ecco, alla vostra salute, se andrà a bover. Vamo là. Assolutamente. Bye bye.